Liberi.tv ha documentato quest'anno la settima tappa del Giro d'Italia, che è tutta calabrese in quanto parte da Pizzo Calabro per arrivare poi a Praiamare. Noi ci troviamo per l'appunto a Pizzo Calabro e queste sono le immagini della manifestazione, dove si respirava un'aria frizzante e davvero di gioialità. Quindi io vi auguro buona visione, lasciandovi con le immagini proprio da Pizzo Calabro. Francesco, chi lo vince questo giro? Primo che arriva. Anche secondo me, signore e signora Pizzo, Francesco Moser! Grazie Francesco! Grazie sceriffo! Adesso però non saranno così facili i prossimi. Devo dire però Magna Rossa, che hai dato il nome, Adesso fai finta di intendertene un po' di meno, Così non facciamo niente di pilotato, Però cerchiamo di far vincere tutti. Bene, amico mio, andiamo qua? Dimmi amica mia, sì, facciamo questo. Vai. Sul traguardo Gamma Essa. E la re della foresta. E la maglia da evitare. Abbiamo uno stretto in Sicilia. Che stretto abbiamo? Stretto di Messina. Bravo. Se abbiamo uno squalo dello stretto. Barbara, forse è meglio che vada io perché lui si è perso. Va bene, mi nascondo qua. Guardi, torno. Appassionato del Giro d'Italia? Sì, sono appassionato. Grazie. L'organizzazione è fantastica. La ringrazio per l'intervista. La maglia bianca, Francesca. Bianca come il simbolo della freschezza e magari dell'ingenuità, della pulizia e magari del candore, della giovinezza e magari della timidezza. Bianca come le notti in bianco di un esordiente, di un debuttante, di una matricola, la maglia bianca del primo tra i giovani. La maglia azzurra, Irene. Azzurra come il torrente in piena che sgorga dalla sorgente e arriva fino in fondo al mare. Azzurra ma non ferma, come l'acqua di un lago tra i ghiacciai. La maglia azzurra del primo nei Gran Premi della Montagna. La maglia ciclamino, Martina. Ciclamino come un fiore, è già come un frutto. È come un pensiero, è già come un ricordo, è come una voglia, è già come una nostalgia, come un punto, è già come un punto e virgola, è un punto a capo, è come un obiettivo su cui puntare, oggi, domani, sempre. La maglia ciclamino del primo della classifica a punti. E poi c'è lei, la maglia rosa, Silvia. Rosa come la Gazzetta dello Sport, è come una pagina, è come un foglio di quelli che si accettano in cima a una salita e si stendono sullo stomaco per proteggersi dal freddo della discesa. Rosa come l'alba di un campione, la maglia rosa del primo in classifica. Queste, signore e signori, sono le ombrelline ufficiali della 101esima edizione del Giro d'Italia. Grazie! Grazie! Passiamo ora alla formazione totalmente italiana, quella della Barberini-Scesse Appinos. Ha firmato il Barracuda di Cesenatico, Manuel Senni.
Partiamo. In questo momento anche Ben O'Connor ha vinto una tappa a Romandia meno di 2 settimane fa. Andrea Vendrato, un grandissimo corridore giovane che arriva dal Veneto, ha entusiasmato nella tappa della Valle del Bellice pochi giorni fa. È arrivato anche Rodolfo Torres. Per la Movistar, pensate, dall'Ecuador, Richard Carapazza. Fate l'applauso un po' più forte al miglior giovane. Su, pizza! Fino a ieri Enrico Bardina, Bardiani, Green Team, tutto italiano. Il primo a firmare, il numero 98, è l'unico israeliano rimasto in corsa. Gil Sajib, un applauso, fate sentire l'affetto. Firmare, numero 97, lo mettiamo nel gruppo dei possibili vincitori di oggi, Cristian Sparaghi, Italia. Numero 96, tappa al Tour de France, 2 tappe alla Vuelta di Spagna, dalla Spagna, Sua Maestà Rubén Laza. Il campione nazionale della Lettonia, numero 94, Krista Neilons. Ha firmato anche il numero 93 di Zachary Dempster. L'ex campione nazionale del Canada è Guillaume Boivin. Con il numero 91 ha vinto il Tour of Oman 2017 dal Belgio Ben Hermans. Buongiorno ai direttori sportivi che sono Lionel Marie e Shell Karlstrom. Tutto questo è Israel Cycling Academy. Grazie, thank you guys. Continuano gli arrivi, maglia molto importante, tra l'altro anche di una persona che ci ha vinto nel 2016, ma non è più. Assolutamente, sono i suoi collaboratori, ha firmato Roy Corbers, sta firmando in questo momento anche Michael Irizar dalla Spagna, firma Nathan Brown, uomo discretamente veloce. Attenzione a Cavazzi per la tappa di oggi, forse un po' troppo pianeggiante, però lui ci sarà di sicuro. Attenzione anche a John Carty della IF Education First, poi alla spicciolata Marco Frasporti, Mattia Cattaneo, eccoli qua i corridori di Androni, noi applaudiamoli, grazie. Buongiorno a Marco Frasporti, ha firmato in questo momento anche Fausto Masnada, specialista della pista di Ampertazzo, oggi sarà tra i protagonisti del finale, in appoggio a Jakub. Allora andiamo, vedo che salgono, allora andiamo con quest'ordine direttamente, con il numero 113 Jack Haig, con il numero 116, 2 vittorie di tappa a giro sulle Gardeccia e a Cividale del Friuli dalla Spagna, Michel Nieve, con il 114, una tappa a giro di Danimarca per il danese Chris Juul Jensen. Con il 115 ha firmato il vincitore di un Amstel, una tappa a giro a Pampeago, Roman Kreuziger. E poi c'è lui, la maglia azzurra, ieri entusiasmato, signori, Esteban Chavez, Colombia. C'è anche Sembiuley, c'è il corridore più anziano del giro, prima maglia rosa, Giro d'Italia nel 2014 in Irlanda, è un canadese, 8 volte campione nazionale della Kronos, Ben Taft. È arrivato in questo momento anche il corridore con la maglia più importante del Giro d'Italia, cioè la maglia rosa, un corridore che ha vinto una tappa alla Vuelta di Spagna, 4° al Tour de France 2017 dove ha vestito anche la maglia bianca, è stato anche campione del mondo in pista nella corsa punti nel 2013, ieri ha chiuso al secondo posto, gli applausi per Simon Yates. Da Simon Yates, so Simon, yesterday was the perfect day for you. A really perfect day for me, perfect day for the team. Yeah, a really special moment. Sì, è stato il giorno perfetto per me, è stato il giorno perfetto anche per la mia squadra, sì, è stato certamente un momento speciale. Vado davanti, chiedo scusa da Johan Esteban Chavez, questo ragazzo qui ha conquistato il pubblico, fai un passo avanti. Una battuta veloce, Esteban, è sempre speciale l'atmosfera in Italia.
sempre speciale, grazie mille a tutti per essere qui, ieri è stata una bella giornata per tutta la squadra. E parli benissimo l'italiano. Più o meno. Grazie, ciao Vesa. Grazie Vincenzo, thank you. Perché Vincenzo ascolta. Education First, mentre qui continuano le fotografie, vedo con due protagoniste, la maglia rosa e la maglia azzurra. Firma un uomo importante per Sacha Modolo, Tom Van Asbroek. Un altro uomo importante per Elia Viviani, Fabio Sabatini. Questi oggi li vedrete scornarsi nel finale. Un altro dei favoriti di oggi, Jakub Maresco. È arrivato Nicolas Roche, vincitore di tappa alla vuelta, campione nazionale di Colombia, Sergio Henao del Team Sky. È arrivato il vincitore di 4 Tour de France, signori Christopher Froome. Io forse Kenny di Sandro. Arriva David della Cruz, settimana internazionale, ecco che sfila Fabio Aru. Fabio, facciamo un saluto a questa gente che ti aspettano da questa mattina. Un passo avanti. Perché Fabio Aru lo volevate sentire. Buongiorno a tutti, grazie. Sono felice, in Sicilia ci hanno accolto benissimo, in Calabria ancora, cioè veramente è eccezionale il pubblico in questi giorni, quindi grazie a voi. La tua popolarità non ha più confini. Grazie, questo mi fa molto piacere. Ciao Fabio, grazie, bocca al lupo al campione d'Italia. Io ritorno in linea, Brambilla, buongiorno a Gianluca Brambilla. È arrivato Antonio Nibali, Adam Hansen, Matteo Montaguti, Dover Novak, buongiorno a tutti, Clément Venturini, non capisco più nulla, già campione del mondo del cross, nella categoria junior, Bello Bilbao, Hubert Dupont, ha firmato in questo momento, sta firmando Matej Moric, attenzione a Matej Moric, ragazzo intelligente, educato, fortissimo, secondo me lui una tappa a giro se la vince, vero Antonio? Ci prova, sicuramente. Tu ci provi? Sicuramente. Prova anche Antonio Nibali. Arriva Miguel Angel Lopez, questo qua Miguel Angel Lopez, attenzione Questo è un altro che può vincere il giro, non l'avevamo detto prima nella lista. È sicuramente... il settimo questo dei seguiti, sì. Va bene. Forse non in ordine. Campioni e anche i grandi uomini. Io il primo, fatti un applauso a me, fatelo. Fantastico. E via Viviani. Chapeau, veramente, chapeau. Tra l'altro atleti che in questa occasione si sono portati in palio di firma veramente molto molto presto. Ma anche... è uno svizzero. Steve, è vero che arrivi più o meno da qui? Buongiorno a tutti. Parla benissimo l'italiano. Cosa si fa oggi? Cosa facciamo oggi? Ci difendiamo? Ah, oggi proviamo già di mettere il nostro leader bene davanti. È tipo Pino. È che tipo Pino è di prendere un po' di sole e di prendere un po' di energia per le due prossime tappe. Grazie, Steve Morabito. Intanto ha firmato Domenico. Ciao Domenico. Viene là. Arriva ancora qualcuno. Questa trazione, la numero 7 del Giro, da Pizzo a Brea Mare. Facciamo un applauso ai corridori, grazie. Prima fila ormai pronta, schieramento ormai quasi ultimato. Il primo cittadino è già lì con la bandierina, per il momento siamo solo alle fotografie. Manca ancora qualche minuto alla partenza ufficiale. Io ringrazio ancora Gianluca Callipo, il primo cittadino di Pizzo, per la meravigliosa parte destra in bianco dall'Ecuador per la Movistar. Miglior giovane in classifica è Richard Carapazza. Al centro in ciclamino, campione olimpico a Rio de Janeiro 2016 nella prova in pista dell'Omnium, primo nella tappa di Albenga, dal Benga a Genova al giro del 2015, due tappe quest'anno tenute in Israele per Quick Step, lui è Elia Viviani. Al centro in rosa, la maglia rosa del
primato della leadership in classifica generale, un uomo che è stato tra l'altro campione del mondo in pista a Minsk nel 2013, quarto al Tour de France lo scorso anno dove ha vestito anche la maglia bianca, ieri secondo per la Mitchelton Scott del Regno Unito, Simon Yates. Siamo davvero negli ultimi minuti di attesa per la partenza ufficiale, controlliamo Scapecchi, c'è anche Issa Gib, c'è Gonzalves, alcune maglie del team UAE. Davvero negli ultimissimi minuti che ci precedono, si chiudono gli ombrelli, facciamo un applauso! Sono gli utilissimi dettagli qui a Pizzo in Calabria. Un minuto al via, one minute, un minuto de par. Pizzo, Praia Mare, 159 km, non CPM, due traguardi volanti, pronti con le maglie davanti, con Carapaz, con Viviani, con Chavez e con Yates in rosa. Attenzione, 30 secondi. Faremo il countdown tutti assieme, ok? Attenzione, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.